Il MES è ritornato d'attualità, è ritornato anche d'attualità soprattutto l'aspetto dei prestiti del MES, sarà anche d'attualità a breve l'aspetto della ratifica della riforma del trattato. Ma andiamo ai prestiti. All'improvviso chi aveva tagliato sanità, chi aveva tagliato spese in nome dell'austerità, in nome del non fare ricorso al debito, all'improvviso scopre che il debito va bene, purché il finanziatore sia questo istituto con sede a Lussemburgo che ha un piccolo difetto che è quello di applicare particolari condizioni ai suoi debitori. Sono le condizioni che negli anni ha applicato ai prestiti erogati ai cinque paesi che finora vi hanno fatto ricorso. E vorrei solo ricordarvi che Cipro ha dovuto firmare protocolli d'intesa che prevedevano 763 condizioni. Grecia con due protocolli d'intesa, prima 2941 condizioni, poi 1602 condizioni. Irlanda, protocollo d'intesa con 892 condizioni. Portogallo, 1993 condizioni. E Spagna, che l'ha utilizzato per ricapitalizzare le banche, 192 condizioni. Tutte queste condizioni sono relative a qualsiasi aspetto della vita economica del paese. Fare ricorso ai prestiti del MES pone a carico dei proponenti l'onere della prova rispetto a due aspetti fondamentali. Primo, perché fare ricorso ai prestiti del MES anziché emettere normalmente obbligazioni sul mercato? Ci risponderanno che non abbiamo perso l'accesso ai mercati, ma lo facciamo solo perché conviene di più. E allora noi facciamo una seconda domanda: dov'è la maggiore convenienza del prestito del MES rispetto alla normale emissione di obbligazioni sul mercato? E qualcuno ci risponderà che si tratta di qualche decina di punti di risparmio. Noi ci permettiamo di obiettare che il risparmio in termini di qualche decina di punti, in tassi di interesse, sarà sicuramente vanificato dalle centinaia di condizioni a cui sarà soggettato il nostro paese e che ne sanciranno il definitivo commissariamento. Se chi richiede il MES ha questo obiettivo, è bene che lo dica chiaramente.